16-15, vantaggio Grimi minimo. Piazza, corno, buono, svitamento e canestro. Un minuto e mezzo alla fine del secondo quarto, perfetta parità, 36 pari, Grimi piazza. Nessun break consistente fino adesso. Oh, la tripla di Marco Cagnier. Altra tripla, Cagnier, oh, di tabella, Cagnier. Va in entrata, Cagnier, scatenato. 2 su 2 Furanetto, arriva da 3, si entrava, che jolly che era, comunque 44-38 finisce per i Grimi, tutto da giocare. Ora recuperano la palla, Farina, poggio, si mangia il canestro ma Furanetto il tap-in. Palla recuperata, Furanetto per Arioli, contropiede, più 6 piazza. Corno, inventa un altro canestro incredibile, corno. Poi i piazzi sembrano in questo momento avere più armi alla disposizione, ed ecco subito Arioli con la tripla, infatti. La tabella, niente, finisce terzo quarto, 66-71, tutto da giocare l'ultimo. 6 minuti alla fine, più 6 piazze. Guarda Santocci, prova Colombo da 3, un po' fuori. Furanetto però recupera il rimbalzo e segna. Grande entrata di corno. 2 su 2 Filippi, centrale di prima Grimi. Anche perché prima erano veramente surreali. È buono il canestro di Davide Colombo sull'assist di Filippi. 4. Vado così, respiro. In piazza, buona palla per Marcello Filippi che segna. 88-80, minuto 25, potrebbe essere il canestro decisivo. Però attenzione perché Grimi ha fatto un vero miracolo nei quarti di finale. Micacciucco, corno, segna, subisce fallo. Palla rubata, vediamo. No. Tiene, buona palla, diventa un assist per Filippi che segna.